la bandiera della nostra regione, per dare il senso di una Toscana che sui territori ci vuole stare. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in visita nel Valdarno Aretino. La prima tappa è stata la IVV di San Giovanni Valdarno, azienda che sta affrontando una difficile crisi finanziaria dovuta all'aumento delle bollette e che è stata costretta a fermare la produzione a metà settembre. Due impianti dello stabilimento infatti resteranno spenti almeno fino al 31 dicembre, un altro macchinario invece sarà riacceso sino al 20 novembre perché l'azienda deve far fronte ad un ordinativo. Abbiamo deciso di fare un viaggio che partiva da un'azienda in sofferenza, un'azienda che può avere di fronte a sé grandi opportunità, che rappresenta la storia di San Giovanni, del Valdarno, un'azienda che può ancora dare tanto a questo territorio, ma che le sofferenze, sia nella fase pre-Covid, le difficoltà dell'azienda e poi acuite anche con l'aumento dei costi dell'energia, oggi la vedono in grande difficoltà. Ho trovato soggetti imprenditoriali che hanno voglia ancora di scommettere, che stanno mettendo in campo le azioni che possono servire per rilanciare l'azienda. Da parte nostra quello che abbiamo sottolineato tutti insieme è la necessità subito, così come doveva fare già il precedente governo, che questo governo si prenda in carico tutto quello che può per ridurre i costi dell'energia. Aziende come la IVV sono aziende ad alto impatto energetico che hanno bisogno di vicinanza e di sostegno, perché il costo delle bollette è aumentato dalle 5 alle 7 volte e in un'azienda che già soffriva questo è tutto più difficile. Da parte nostra la Regione, con i fondi che arrivano dalla Comunità Europea, sosterrà chi vuole rilanciare, chi vuole investire nella ricerca, chi vuole investire nell'innovazione, perché anche in questo settore, nel settore vetrario, c'è bisogno di tanta innovazione per poter competere negli anni che verranno. Tappa poi in un'altra azienda simbolo del territorio valdarnese, la ABB. Per noi è un modo di far vedere e far conoscere alle istituzioni regionali il nostro territorio, come lavora il nostro territorio e anche le difficoltà che sta vivendo in questo momento il nostro territorio.